Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech. Ragazzi, oggi abbiamo la recensione di un prodottino che avrete visto sicuramente su Instagram. Se mi seguite, se non lo fate, vi raccomando, vi lascio il link qui sotto in descrizione. E abbiamo un iPad 2018 con annessa la sua bellissima Apple Pencil, che ho amato e desiderato per tutta una vita da quando è uscita. Bene ragazzi, quindi direi di non perderci in chiacchiere, di parlarne più accuratamente subito dopo la sigla. Ok, partiamo con calma. Infatti partiamo con l'unboxing su Instagram TV. Quindi se non l'avete ancora fatto, seguitemi al link di Instagram qui sotto in descrizione, come vi dicevo poco fa, per andare poi da lì a passare su Instagram TV e seguirmi anche su quella piattaforma. Questa piattaforma molto rivoluzionaria, che mi piace tantissimo, mi piacciono i video in verticale e mi sembra davvero qualcosa di rivoluzionario. Quindi voglio portare del contenuto anche lì, e gli unboxing e delle cose un po' più cinematografiche, non recensioni di questo genere, le troverete direttamente su Instagram TV. Quindi cosa aspettate? Trovate il link qui sotto in descrizione. E infatti direi oggi di partire direttamente con la recensione dei singoli prodotti. Beh, partiamo con quello più piccolo. Quello più piccolo è questa bellissima Apple Pencil, che ragazzi mi ha stupito tantissimo. Non mi aspettavo di riuscire a fare delle cose così incredibili con una penna semplicissima, ma questa è una penna super smart. E devo dire che non è nemmeno integrata benissimo con questo iPad. Proverò con iPad Pro appena lo prenderò, perché voglio prenderlo assolutamente e sarà qualcosa davvero di straordinario. Ma torniamo a parlare di lei. Mi è piaciuta tantissimo sotto il fattore del design, una penna tutta bianca con questo O-ring cromato intorno con la scritta Apple Pay Pencil. Quindi ragazzi, davvero una cosa straordinaria. Mi è piaciuta tantissimo il design, il peso è abbastanza ridotto, quindi si tiene in mano comodamente proprio come una penna. E beh, non credo ci sia tant'altro da dire, se non due piccoli punti dolenti che non mi sono piaciuti tantissimo. Prima di tutto è la cartuccia, la punta qui davanti, che ne troviamo un'altra in confezione, ma questa qui me l'aspettavo un po' più gommosa, in modo da creare un po' più di attrito sul dispositivo, proprio come succede su carta e penna. Ma ciò non avviene e devo dire che ci si abitua in pochissimo tempo. Quindi se volete prenderla e all'inizio vi trovate un po' spaesati a scrivere sull'iPad con questo dispositivo, tranquilli, perché dopo poco vi abituerete e non avrete alcun problema. Altro piccolo dettaglio che non mi ha fatto impazzire è la tipologia della ricarica. Beh, su YouTube Italia se ne è parlato tantissimo di questa tipologia, che non è piaciuta a molte persone. Come potete vedere, qui si toglie il cappuccetto bianco e esce la presa Lightning. Presa Lightning che è maschio, quindi noi dovremmo andare ad inserirla all'interno del nostro iPad per ricaricarla. E come potete vedere, qui si crea... Ah, ecco fatto. Che dite? Vi piace? A me no. Ma se a qualcuno di voi piace, me lo scriveste qui sotto nei commenti, perché arrivo a casa e lo sparo. Sì. Comunque, continuando a dire ragazzi, abbiamo qui la presa Lightning. È vero, si ricarica in pochissimo tempo, ci mette all'incirca mezz'ora per ricaricarsi dallo 0% al 100%, quindi ragazzi davvero una ricarica rapidissima. Ma se noi vogliamo ricaricarlo magari mentre siamo in spostamento, ci stiamo spostando da una situazione all'altra, beh, dobbiamo inserire l'iPad in questo modo all'interno del nostro zaino, e assolutamente lo sconsiglio tantissimo. Fatto sicuro che con questa Apple Pencil si fanno delle cose straordinarie. E in questo momento passiamo sull'iPad. iPad che sotto il punto di vista del design è uguale a tutti gli altri, quindi non troverete alcuna differenza, se non per quanto riguarda la scritta singola iPad qui sotto. Quindi ragazzi, davvero un dispositivo uguale a tutti gli altri, quindi nessuna rivoluzione sotto il punto di vista del design. Sempre bordi molto grandi, a differenza anche dell'iPad Pro da 10,5 pollici, che all'interno della stessa dimensione abbiamo uno schermo più grande, quindi dei bordi molto ridotti. Ma ragazzi, questo dispositivo, per quello che io l'ho acquistato e quello che riesco a fare, davvero si integra perfettamente con me stesso. Quindi ragazzi, utilizzo social, utilizzo studio, utilizzo anche con Time Team Viewer, qualsiasi altra cosa del genere, riuscirete tranquillamente a comandare il vostro dispositivo e funzionerà perfettamente. Riesce a supportare tutto, sono riuscito a fare anche un leggerissimo editing, e quindi ragazzi davvero un prodotto consigliatissimo.
Parliamo adesso dell'hardware. Questo dispositivo, ovvero dal iPad Air di seconda generazione, se non erro, hanno introdotto il Touch ID. Si potevano sforzare un po' di più e mettere un Touch ID di seconda generazione, perché è molto lentino, come potete vedere, non sono ancora riuscito a sbloccarlo. Ce l'ho fatta. E ragazzi, quindi molto lento, molto macchinoso e non mi piace assolutamente. Altro punto di vista che mi è piaciuto di questo iPad sono le due fotocamere. Sì, perché non sono granché, non sfruttano tanta memoria e soprattutto non risucchiano tutta la batteria tipo quella dell'iPhone X. Quindi ragazzi, riuscirete tranquillamente a fare delle conferenze in FaceTime oppure su Skype tranquillamente con una qualità abbastanza buona, se posso dire la mia, e quindi assolutamente un prodottino consigliato anche sotto questo punto di vista. Arriviamo alle conclusioni. Non ho voluto portare in questo video test, benchmark o qualsiasi altra cosa del genere, perché non mi sembra il caso. Questo è un dispositivo che funziona benissimo e lo consiglio a tutti gli studenti, magari tutti quei lavoratori che hanno bisogno di leggere mail in continuazione. E quindi ragazzi, questo è un prodottino che costa poco, è un prodotto molto basico, magari acquistato senza la penna, perché per magari un lavoratore che legge mail non ha alcun senso, ma acquistare una tastiera esterna. Infatti il punto dolente di questo iPad è proprio il non avere lo smart connector qui sotto, in modo da poterlo utilizzare con la tastiera, la keyboard della Apple, non ricordo adesso come si chiama, ma ragazzi, questo è un punto dolente, ma non tanto, perché ci sono tantissime case produttrici, vi lascio qualche link qui sotto in descrizione, che vendono queste tastiere compatibili con questo dispositivo, è vero, tramite Bluetooth, quindi vi consumerà leggermente un po' di batteria, ma che dobbiamo fare? È quello che ci passa il convento, e ad un prezzo così irrisorio direi che è un prodottino davvero consigliato. Bene ragazzi, che dirvi, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Questo iPad io lo restituirò, perché l'ho preso giusto per fare un test e per vedere come mi trovavo a streamare il mio nuovo computer che vedete qui dietro e che presto ve ne parlerò qui sul mio iPad, e utilizzarlo tranquillamente tramite l'Apple Pencil o tramite un mouse, un trackpad o qualsiasi altra cosa del genere esterna. E quindi ragazzi, io non faccio altro che salutarvi e dirvi che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.